Bella ragazzi, sono sempre su un episodio di Juice 2 Dreamworks Nights. Stavolta non mi sono sbagliato, ragazzi. Cioè, nel senso, abbiamo fatto tutto giusto, registrato time shift, e adesso siamo qui con Juice 2 con le nuove gare, sempre prototipo. Ci mancano queste, vabbè, quelle enduro, e ci resta questo. Mannaggia la vacca. Allora, altre gare prototipo, vediamo. Tra l'altro anche passata l'ambulanza, anzi non so se avete sentito, però considerando la mia voce e la cosa del gioco e la musica del gioco, non lo so, forse leggermente l'avrete sentita, perché comunque io sento la mia stessa voce nelle cuffie, quindi c'è, sento quello che sente il microfono. Prepariamoci per Chinese Burn. Oh, questa gara è un evento su circuito classico. Che palle! L'azione si preannuncia intensa all'inizio di questo torneo a eliminazione. Sì, sì. Dai che c'ho un caldo con queste cuffie, quindi cerchiamo di fare alla svelta queste gare prima che mi sciolgo completamente. Ora, voi non lo sapete, cioè, ormai il sole è calato, cioè, quindi nel senso è notte, quindi teoricamente non farebbe così caldo. Il problema, sapete cos'è? La cazzo di umidità. Anche se non c'è il sole, no? Quindi in questo momento è notte. Quindi diciamo che teoricamente si dovrebbe stare meglio. Perché comunque c'è quel filino d'aria fresca notturna. Assolutamente no, ragazzi. Se c'è la umidità alta, e io l'ho guardata ed era, cos'era, l'84% di umidità. 84% di umidità non è poco, quindi vuol dire che si sente lo stesso il caldo nonostante è notte, cioè, per dirvi. Io sono qua soltanto addosso dei pantaloncini corti e un asciugamano. Sono uno squalo! Che praticamente lo sto usando come una specie di mantello, più che altro per asciugarmi il sudore ogni tanto. E sto grondando comunque, quindi vi lascio solamente immaginare. E dai. Comunque questo non molla, eh. Guarda lì che mega derapata che ti ho fatto. E via a tutta velocità. E fino a un certo punto. L'auto 1 ha colpito il muro ad alta velocità. Incredibile. E qua ho rallentato troppo. Ce la fa, sì. Là. Prossimo round. Vacca che caldo. No, io non ce la faccio, Anzi, sapete cosa? Ieri è uscito solamente Skyrim. E appunto per questo motivo, per il caldo. Che farà volare i piloti. Air Trauma. Ok, gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara su circuito. Ieri è uscito solamente Skyrim alla semifinale di un torneo a eliminazione, perché c'era talmente caldo che proprio non riuscivo a registrare oltre. Già ho riuscito, non so come, a registrare Skyrim. Poi sì, ci sarebbe dovuto essere time shift, ma però se avete visto, o vabbè, se vi siete iscritti al canale e attivato la campanella delle notifiche, ve ne siete subito accorti che ho caricato soltanto un video. Quindi vabbè, oggi ci saranno i soliti tre video di recupero, quindi questo lo vedrete alle 4, e XCOM lo vedrete alle 6 o alle 5.
No, penso più alle 6. Favolosa. Aia. Brutta bastarda. Che a proposito di XCOM, guarda, quasi quasi una seconda stagione la farei, perché insomma, perché ci siamo solamente concentrati nel cercare gli alieni e non ci siamo concentrati prima nel diciamo di proteggere la Terra con i satelliti. Quindi sa che che se dovessimo fallire, magari una seconda stagione ci starebbe. Però questa volta, se dovessimo fare una seconda stagione, almeno cercherò di farla meglio, quindi magari di costruire più robe, ovviamente anche più satelliti, così abbiamo anche più entrate settimanali. Poi vabbè, anche i vari scienziati e ingegneri. Siamo alla finale di un torneo a eliminazione. Così almeno possiamo costruire più roba. Nel senso, ricercare armi. I robot sentinella. E via discorrendo. Poi vabbè, non si è detto che anche nella seconda stagione, se facciamo tutto perfetto, poi dopo. Bene, preparati a perdere. Bene, la desincronizzazione è andata a fanculo. Ma vabbè, poco importa. E questo è. Poi cos'altro? Vabbè, Skyrim, siamo lì e lì, cioè, sto cercando di tirarlo, ma abbastanza per le orecchie, perché comunque abbiamo fatto tutte le attività. Adesso sto tipo cercare di aumentare di livello per portare delle abilità come la evocazione e tutto, magari a livello esperto e poi anche maestro, se ci riusciamo, altrimenti boh, ci fermeremo in un episodio specifico e poi quello lì sarà l'episodio finale e poi basta. Poi per la seconda stagione di Skyrim, vabbè, ovviamente si farà più avanti, perché ovviamente ci sono altri giochi. Quindi per un periodo Skyrim andrà in pausa, quando avremo fatto tutto, insomma. In questa stagione. Aia, Tyrone, porca di quella puttigna. Chissà che male, l'auto 1 colpisce un muro. Ma che voglia, Mace. L'auto 2 conduce la gara. Adesso ti prendo, Perché sono così stupido? Perché sei stupido? L'auto 1 sta bruciando il circuito con quell'N2O. Occhio. Vai di sprint finale, vai. Vince l'auto 1. Vince l'auto 1, grande. Porca troia, oh Tyron, stai calmo. Vacca boia. Guarda questo che ci prova, Però ho vinto io. Dammi i soldi. Ora qui, vabbè, raggiungeremo senza alcun dubbio. No, ok, no. Pensavo di superare i 4 milioni, ma in realtà no. Va bene così. Ciao, 9 minuti. Ciao, se... Cioè, quasi 10 minuti di video e... Che boia, no, io non ce la faccio. Io sto grondando come un ghiacciolo nel deserto. Vacca boia. Scusa, ma non l'abbiamo fatta questa?
prototipo, torneo su circuito. No, vabbè, allora facciamola. Strano che non l'abbiamo fatto questo. Switchback Blast è abbastanza tosta questa, soprattutto nella parte finale delle 1, 2, 3, 4, 5 chicane. Switchback Blast. Vabbè. Questa gara è un evento su circuito classico. Ma che palle! L'azione si preannuncia intensa all'inizio di questo torneo a eliminazione. Ma tutto torneo, cioè, vabbè. Questo ha la stessa auto di Need for Speed Most Wanted. Mi fa 100.000. Ho preso al lazzo una bella occasione. Se lo dici tu. Va bene. Va bene, va bene. Avanti con la nostra Audi. Prototipo, Audi S3 prototipo. Avanti. Poi ovviamente tranquilli che le gare prototipo ci saranno anche nelle gare superiori, cioè gare nella classe superiore, ovvero a classe 2. Quindi ci sarà da lottare come. Certo, c'è anche da lottare già da adesso, guarda qua. E dai. L'auto 1 sta addosso all'avversario mettendogli pressione. Vabbè, sono tutte auto tedesche, qui in Germania, insomma, dovrebbero essere tutte e due in vantaggio teoricamente. Oh, Ken, che ca... Elevati. Aia. L'auto 1 colpisce un muro. Questa parte è bastarda. Guarda. L'auto 1 ha colpito il muro ad alta velocità. Incredibile. Ultimo giro per l'auto 1. Mi sta addosso. Guarda questo. Occhio. Perché non scala di marcia, porca puttigna? Devo sempre scalare io. L'auto 2 conduce la gara. Vabbè, adesso ha scalato le UI però. Oh, siamo a pari pari, Ci vuole talento per derapare come l'auto 1. Siamo pari pari, mi dicono. E vabbè, però se non gira ci facciamo ben poco. Guardate l'auto 1, sta bruciando il circuito con quell'M2O. No! Cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Vabbè, ho perso 100.000. Niente, la rifacciamo. C'è subito perso, quarto, così. Ah, ma vaffanculo. E io mi sto congelando qua. Se congelando, magari. Sciogliendo. Sì, veramente mi sto sciogliendo il cervello perché sto dicendo cose senza senso. Avanti. Rifacciamo. Dai, almeno non a Ken ma un altro questa volta. Cioè dai, ma che cos'è? Siamo sul circuito di Switchback Blast. Grazie. Ok gente, un evento facile ancora da seguire. È il momento di una gara sul circuito. Sì, ma allora sei insistente, Siamo alla prima gara di un torneo a eliminazione. Insistente come pochi. Thank you.
Pronto, cerchiamo di guidare in modo più pulito. Non scala! Che palle! Ken, non ci provare. Guarda che ti sento da dietro, Ti sento da dietro, Ken, quindi fai poco il furbo. Occhio qua, sta chicane. Ah. E qua in queste curve bisognerebbe allargare e stringere. Tipo una roba del genere. Più o meno. Credo che non si riprenderà. E là. Ce l'ha quasi fatta. Sì. Fanculo. Ma è stato Ken che mi ha fatto sbattere. Cavoia. Ken, tu hai ancora un conto sospeso con me. Pensavi che me lo fossi scordato. Guardati, tormenterò fino alla morte e anche oltre, fidati. Non scala, non scala la marcia. E c'ho il cambio automatico, Accidenti, l'auto 2 ha colpito il muro ad alta velocità. È stato incredibile. Ma insiste, porco. L'auto 2 è... No, non ci provare ancora. Fanculo. Va bene, l'abbiamo totalmente sfasciata, ma vabbè. Salvi questa volta. Porca boia. E io sto grondando. Quante volte ho detto grondando? Troppe volte. Attraversiamo il ponte di Bridge Banzai. Guarda lì che c'è il coso. Ok, gente, un evento facile da seguire. È il momento di una gara su circuito. Non so se avete visto in lontananza. Benvenuti alla semifinale di un torneo a eliminazione. No, c'era il vulcano di Tokyo. E adesso mi sfugge il nome. Sì, vede da qua il... No, da qua non si riesce a vedere il... Il vulcano. Frena! Sì, vabbè, lei si è abbracciata. Ah sì, eccolo là, guarda. Ci andiamo a sciare là. C'è lava neve, guarda. C'è lava neve. Dai, una bella gara tra... Cioè di sci tra me e te. Vabbè, molto probabilmente io alla prima curva andrò malamente, però vabbè. Porca troia. Vado a mille. Sì. L'auto 1 si porta in prima posizione. Vedo infatti. Mortacci tua, Crystal. Grazie per la spinta. Qui bisogna inchiodare. Inchioda. Vabbè, ciao.
Vabbè, diciamo che anche i freni praticamente sono stati forgiati dal diavolo in persona, perché c'è proprio inchioda così proprio. Non scala? Che palle. Olè. Sta bruciando il circuito con quell'N2O. Sempre circa un secondo. Beh, più o meno. Ora, ultimo round. Riverside Dash. Dai, io non ce la sto facendo più, dai. E non è finita, perché si dopo torna sul Tamigi con Riverside Dash. Gara su circuito. Tara. Che c'è di più semplice? Ma non è neanche Siamo finita. Siamo giunti alla finale del torneo a eliminazione e l'emozione è in crescita. Sì, sì. Voi sto dicendo che non è finita, perché dopo questo video, subito dopo, devo registrare alcuni episodi di XCOM, quindi diventerò una pozzanghera, mi sa. Vabbè, diciamo che XCOM è bello perché c'ha quella cosa gestionale che ti fa infognare malamente, però, cioè, porca puttana. Sì, ma lì, come ho detto nello scorso episodio, lì è stata colpa mia che non ho costruito satelliti. Praticamente ho un po' fatto le cose alla cazzo di cane, come si suol dire. Quindi se adesso se siamo messi in quella situazione è perché è stato tutto grazie a me che non ho fatto i progetti, quelli che dovevo fare. Solo ho pensato lì a sterminare alieni su alieni. All'inizio la strategia funzionava anche, solo che poi dopo hanno cominciato ad arrivare quei specie di bestioni e poi quei dischi che con un colpo uccidono tutti. E da lì è iniziata la nostra discesa colossale. Niente, mentre qua su Shift, cosa che fai delle gare così, dove la maggior parte delle volte scleri male, ma vabbè. Comunque è un gioco abbastanza leggero, ma sì, che puoi portare anche come serie, insomma un gioco non troppo impegnativo, come ho già detto. Certo, ti fa sclerare, molto sclerare. Olè. E direi che siamo a posto così. Il tempo lo abbiamo raggiunto. Dovrebbe essere attorno ai 24 minuti e 10. Vabbè, avrò tagliato qualcosina, quindi sarà leggermente meno. E lì abbiamo vinto. Ok. Allora ragazzi, io direi che per questo episodio di Juicy 2 Hot Imports Nights è tutto. Vi ricordo che se non sono iscritto al canale, di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Mettere un bel pollice su, mi raccomando, dare anche la vostra nei commenti. Mi raccomando di controllare anche la descrizione, perché c'è un nuovo link, se non ve ne siete accorti. C'è un nuovo link, quindi andate a farci un salto. Mi raccomando anche di commentare dicendo la vostra, con consigli, suggerimenti e tutto quello che volete. Noi ci sentiamo con un prossimo episodio di Juicy 2 Hot Imports Nights, sempre se non mi sciolgo prima, ma penso che mi scioglierò prima. Bella.